Sapevo che era un derby difficile su un campo ostico, su un campo complicato, dove affrontavamo una squadra, l'avevo detto in fase di pre-gara, una squadra molto fisica, una squadra che era molto brava sulle palle inattive e incredibilmente avevamo lavorato tutta la settimana su certi aspetti, la mia difesa è sempre impeccabile. Oggi purtroppo abbiamo fatto due ingenuità, ma ci può stare nel calcio. Siamo stati bravi a recuperare e rientrare in partita. Il secondo tempo eravamo padroni del campo. Quando ho inserito Casolla, giocavo con le tre punte, eravamo padroni del campo. Il Notaresco aveva speso tante energie. C'è qui il dispiacere. Abbiamo giocato più di 25-26 minuti in 10 per un'altra ingenuità. Ci prendiamo questo punto, lo inseriamo come settimo risultato utile consecutivo, siamo la squadra con la striscia di risultati più importante. Io sono comunque molto orgoglioso dei miei ragazzi, perché si può sbagliare, ho fatto il calciatore, so che si può sbagliare, la squadra ha dato tutto quello che aveva e per carità sapevo che non era facile portare via i tre punti e così è stato. Alla vigilia era una gara che poteva nascondere delle insidie, sicuramente quando l'Avezzano sembrava in partita l'espulsione di Casolla vi ha complicato i piani, probabilmente senza quell'espulsione ci sarebbe stata un'altra partita? Beh, la stavano vedendo tutti che l'Avezzano era padrone del campo il secondo tempo, il Notaresco non ha fatto in 90 minuti, il mio portiere non ha fatto una parata, è chiaro che abbiamo fatto delle ingenuità, è chiaro che il Notaresco è stato bravo a approfittare su palla inattiva delle nostre ingenuità, però nel calcio si può sbagliare. Mi è piaciuta la voglia, mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la personalità di volere star sempre in partita. Il secondo tempo ho disegnato una squadra con le tre punte, loro erano andati in difficoltà, nel nostro momento migliore purtroppo siamo rimasti in 10 e giocare 25-26 minuti più recupero con l'uomo in meno in questa categoria non è mai semplice portare a casa il risultato. Non esiste una partita facile, non esiste una partita scontata, io non ho mai vinto una partita in questa categoria se non dopo che l'ho fatta sul campo, non c'è un risultato scontato e questo è merito di squadre che sono in questo momento sotto ma che hanno grandi valori, quindi attenzione a questo girone perché i veri valori ancora non sono usciti fuori. Abbiamo giocato secondo me contro la squadra, una delle squadre più forti del campionato, abbiamo visto che l'Avezzano ha costruito un gruppo veramente forte, secondo me lotterà per la promozione in C e noi abbiamo giocato alla pari. Una squadra, lo ripeto ancora per chi non l'avesse capito, formata in poco tempo, abbiamo fatto dei salti mortali per me allestire una squadra. Mi dispiace che molti non l'hanno capito qui a Notaresco e questo mi dispiace tantissimo. Non voglio vedere striscioni, le palle, fuori le palle, non esiste al mondo. Noi possono dirci che siamo scarsi di tutto quello che vogliono, ma questa cosa non mi sta bene. Gliel'ho detto già a loro e... Noi sappiamo chi siamo quest'anno e cosa dobbiamo fare, ok? Gli altri anni erano abituati bene, lo so, però i Dos Santos, i Valenti, i Maio non ci sono più. Quindi se ci vogliono dare una mano, bene, se noi andiamo avanti per la nostra strada. Sì, mister, la sensazione dalla tribuna è che avete preso i gol nel momento in cui eravate probabilmente in controllo del match. Avete preso gol a due invenzioni di due singoli giocatori che non riscopro certo io. Ma questo fa parte del percorso di crescita di una squadra talmente giovane la nostra che ci sta a fare questi errori, però poi io posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi perché stanno giocando alla pari con tutte le squadre. Fino ad oggi abbiamo giocato alla pari, abbiamo perso le ultime due gare dove i portieri non si sono sporcati neanche i guanti. Certo, come è giusto, davanti bisognava far meglio, oggi abbiamo cominciato a far meglio anche davanti. Sul piano del gioco nessuno ci ha messo sotto, ce la giochiamo con tutte, quindi noi sappiamo che è il campionato che ci aspetta e quindi lo sappiamo benissimo, se ci vogliono dare una mano è bene, se no andiamo avanti per la nostra strada.